Buongiorno. Allora, stamattina volevo condividere un qualcosa con voi. Chi fa le lezioni con me, fa le meditazioni con me, sa benissimo ciò che andiamo a fare insieme sempre. E quindi il fatto che andiamo a focalizzarci su un punto preciso e poi da lì andiamo ad osservare noi stessi, quindi andiamo ad osservare i nostri pensieri, andiamo ad osservare quello che accade nella nostra testa. Quindi la mia condivisione con voi stamattina è proprio l'invito ad andare a farlo sempre più, ma non per diventare migliori nella pratica di meditazione, ma per andare a conoscerci sempre meglio. Quindi che cosa accade? Quando andiamo ad ascoltarci, andiamo a vedere dove vanno i nostri pensieri. Quindi, quello è un modo molto importante per andarci a conoscere meglio. Per esempio, vi faccio il mio esempio personale per farvi capire meglio. Io quando, per esempio, stamattina ero in meditazione, ma è un qualcosa che accade molto, frequentemente, quando perdo la concentrazione, dove vanno i miei pensieri? Vanno nell'organizzazione della giornata, del mio lavoro, di quello che devo fare. Quindi, che cosa deduco da questo? Deduco da questo che, una delle cose su cui devo lavorare o comunque diventare consapevole è il controllo, che non riesco magari a rimanere concentrata perché la mia attenzione va sul controllo della giornata e del mio lavoro. Quindi questo è un qualcosa su cui io mi concentro, è su qualcosa su cui io posso conoscermi meglio, perché soltanto attraverso l'osservazione di quello che accade dentro di me durante la meditazione mi sono resa conto di quanto vado a controllare la mia giornata e quindi nel tempo, perché ovviamente questo è un qualcosa che faccio da tanto tempo, il fatto di essere consapevole di quello che accade dentro di me, piano piano sono consapevolmente andata ad ammorbidire questa parte. Che cosa vuol dire questo? Che più lo facevo, più facevo la meditazione, mi accorgevo di questa parte e più mi andavo ad accorgere di questa parte quando subentrava nella mia vita di tutti i giorni. All'inizio, ogni tanto mi rendevo conto, oddio, lo sto rifacendo. Sapete quando viene questa sensazione, oddio, lo sto facendo. E quindi piano piano, ogni volta che mi rendevo conto di questo, facevo un passo indietro e dicevo, ok, oggi provo a rispondere in un modo diverso, quindi non andando a controllare. Questo è il mio suggerimento per voi, è di andare a diventare sempre più consapevoli di chi siete voi, di quello che accade dentro di voi, quindi di andare ad esplorare e ad osservare quello che c'è dentro di voi. Quindi grazie mille e buona giornata. Ciao!